Tutti, siamo Eli e Chloé. Benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di depilazione laser e depilazione a luce pulsata. Come potete vedere, Chloé ne ha molto bisogno. Ho deciso di fare questo video perché si fa ancora molta confusione tra depilazione laser e a luce pulsata e quindi vorrei chiarificare che sono due metodi depilatori distinti e spiegarvi bene le differenze. Allora, partiamo a parlare del laser. Senza infastidire la nostra pelle, andrà a agire sul pelo direttamente dalla radice, eliminandolo. In pratica distrugge il follicolo pilifero, quindi impedendo al pelo di ricrescere immediatamente. Il laser è veramente preciso perché va a catturare la melanina dei nostri peli, infatti non è indicato e non può essere, diciamo, utilizzato per le ragazze che hanno una peluria sul biondo o comunque hanno dei peli troppo chiari perché appunto non riesce a riconoscere la presenza di pelo, perché appunto questa luce va a intercettare, diciamo, la melanina sul nostro pelo e agisce direttamente sul bulbo pilifero eliminandolo. Può essere utilizzato per tutte le parti del corpo, cioè viene fatto sia per le gambe che per l'inguine, che per il viso, per le ascelle, insomma per tutte le zone, sia per le donne che per gli uomini. Appunto, la controindicazione principale è il fatto di avere dei peli sufficientemente scuri. Il laser, appunto, come vi ho detto, va a eliminare il pelo dalla radice. Tuttavia sono necessarie più sedute per far sì che effettivamente il pelo non ricompaia. Il minimo di sedute per vedere comunque un effetto significativo sono 5-6 sedute. Questo varia ovviamente in base anche al centro in cui vi rivolgerete, sicuramente vi faranno una consulenza e vi diranno una previsione di sedute. Poi vedrete voi in corso d'opera se fosse ovviamente la situazione già risolta prima, ovviamente vi diranno di non tornare più. E poi potrebbero essere necessarie negli anni magari delle sedute di ritocco, nel senso che potrebbe essere il caso, perché magari in certe zone ricompaiono un paio di peli, magari effettuare qualche seduta a ritocco, si chiamano proprio così. Tra una seduta e l'altra passerà circa un mese perché è il tempo di ricrescita, diciamo, del vostro pelo. Ed è importante che tra una seduta e l'altra voi non effettuiate nessuna depilazione che va ad agire sul bulbo pilifero. Cioè, cerette o silky peel sono assolutamente aboliti, dovrete utilizzare la lametta. Questo è importantissimo perché in caso voi eliminiate il bulbo pilifero tra una seduta e l'altra, sarà come agire ogni volta su un pelo nuovo. E quindi l'efficacia del laser appunto sarà compromessa, quindi questo è assolutamente molto importante. Cosa dovete fare per preparare la pelle? Allora, sicuramente far sì che la pelle sia idratata, quindi utilizzate come abitualmente fate le vostre creme, assolutamente non irritata, quindi se magari per qualsiasi motivo avete una pelle irritata in quei giorni, assolutamente evitate di andare, posticipate l'appuntamento. E mi raccomando, i giorni prima, un paio di giorni prima di appunto effettuare le sedute di laser, non utilizzate prodotti fotosensibilizzanti. Questo perché ovviamente il laser è già fotosensibilizzante di per sé, quindi è importante appunto avere queste accortezze. Le sedute di depilazione laser possono essere fatte sia in centri estetici che hanno l'apposito macchinario, o anche in alcuni centri medici che hanno appunto degli appositi macchinari per effettuare queste sedute. A seconda della zona che decidete di trattare, c'è un prezzo che varia per le zone più piccole dai 30 ai 50 euro e per le zone più estese, per esempio gambe e braccia, magari fino anche a 80-100 euro, a seconda se farete tutta la gamba o magari solo la zona dal ginocchio alla caviglia. Insomma, questo varia anche ovviamente a seconda del centro. Ogni seduta dura circa 40 minuti, un'ora, a seconda appunto di quante zone volete trattare. Quali sono le controindicazioni? Allora, che comunque i peli più chiari non vengono intercettati dal laser e quindi non possono essere eliminati. E stessa cosa vale anche per chi ha delle pelli molto chiare, c'è cioè lo stesso problema. Inoltre, un altro problema è il discorso dei nei o una pelle acneica. In questo caso non è consigliato effettuare questo tipo di trattamento. Perché appunto una pelle già magari irritata e diciamo molto sensibile a causa dell'acne, la presenza di sebo, eccetera,
Non è consigliato appunto effettuare il laser perché andrebbe a irritare ulteriormente la zona. E prima di effettuare il laser sulle zone con molti nei, magari anche nei in evidenza, eccetera, è consigliato consultare il proprio dermatologo per farsi, diciamo, dare l'ok. Adesso vi spiegherò qual è la differenza tra il laser e la luce pulsata. Questi due metodi depilatori sono confusi perché diciamo che entrambi hanno lo stesso principio, cioè sfruttano l'energia luminosa che poi viene trasformata in energia termica che va appunto a bruciare, a eliminare i nostri peli. Quello che cambia tra le due è la lunghezza d'onda, perché nel caso del laser viene assorbita dalla melanina contenuta nel nostro bulbo, quindi del nostro pelo. E quindi penetra in profondità, cosa che invece la luce pulsata non fa. La luce pulsata invece non riesce a riconoscere la melanina presente sul pelo, ma riconosce anche quella presente sulla nostra pelle. Non è in grado, diciamo, di agire fino alla radice, quindi al bulbo pilifero del nostro pelo, ma agisce in modo più superficiale. Questo cosa comporta? Comporta la necessità di più sedute o comunque più trattamenti in caso voi la facciate a casa, perché adesso tanti comunque comprano, diciamo, degli epilatori a luce pulsata da fare a casa. E magari sarà anche necessario il fatto di appunto avere più sedute perché in certe zone dove i peli sono più decisi e forti tenderanno a non andarsene così facilmente invece che come potrebbe essere con l'utilizzo del laser. Inoltre la luce pulsata è sconsigliatissima e da evitare completamente in estate, ma non nei giorni a ridosso in cui la utilizzate, ma sempre, perché andando ad agire appunto sulla melanina della nostra pelle non può essere praticata quando uno si espone al sole o comunque alla luce solare. Quindi assolutamente da fare in inverno. Anche qui i costi variano molto. Appunto, come vi dicevo, tanti adesso utilizzano la luce pulsata a casa. Tenete presente che ovviamente la luce pulsata, essendo anche meno efficace del laser, i prodotti che vi vendono o comunque gli strumenti che vi permettono di fare la luce pulsata a casa saranno ancora meno potenti di quelli utilizzati nei centri estetici, quindi io assolutamente non ve lo consiglio. Vi consiglio di rivolgervi a un centro e magari di farvi consigliare da loro quale metodo secondo loro è più adatto e poi soprattutto di non improvvisarci a casa perché comunque questi strumenti possono essere pericolosi e dannosi per la nostra pelle e quindi è meglio rivolgersi a un centro estetico o medico specializzato e non fare, diciamo, esperimenti a casa. Comunque, spero che questo video ti sia piaciuto. Se hai qualche domanda, scrivimi o per email o nei commenti, trovi tutti i contatti qui sotto. Un grosso bacio e ci vediamo presto. Ciao!